Giovanni Crisapulli, vice sindaco, assessore allo sport del comune di Quarnier e presidente del Motoclub Valli del Canavese Trial Team. Oggi siamo qua a Quarnier, una manifestazione organizzata dalla Proloco con la collaborazione del comune. Cosa ci puoi dire? Guarda, oggi per me, che oltretutto sono motociclista praticante, è una giornata bellissima. La giornata poi tiene bene, non piove più, abbiamo sfatato il mito. Oggi ci sono veramente dei pezzi veramente bellissimi di moto. Vedi, c'è un CZ, un Laverda, un Colombari, cose rare che le hanno portati gli amici della Val di Lanzo. Poi gli ha fatto veramente piacere anche loro venire a questa nostra prima giornata di Moto Expo organizzata dalla Proloco con anche il nostro supporto. E speriamo sia solo la prima di tante altre, che diventi un avvenimento annuale dove tutti gli appassionati motociclistici, anche di macchine, di bici, di tutto, possono trovarsi qua e Quarnier diventi veramente un cuore rombante. Come dicevo già tempo fa, Quarnier rombante, e oggi ne è la prova. Abbiamo qua la piazza Morgando piena, abbiamo anche sul centro storico abbiamo altre moto, altre tutto, e vediamo un po', la giornata terrà bene e veniamo. Tanti motoclub oggi anche qua a Quarnier, tanti Vespa Club, tanti ricambisti, segno che il mondo dei motori è sempre un mondo amato. Il Canavese, terra di motori, Canavese, qui abbiamo veramente, ecco, mi hai detto bene, grazie, abbiamo il motoclub Centauro di Forno, gli amici delle Vespe, il motoclub del Canavese di San Francesco al Campo, c'è anche una piccola cosa del Valli del Canavese con tre moto da trial, e anche altri appassionati, altre associazioni che sono presenti oggi. Oggi a Quarnier, con un evento organizzato dalla Proloco Cittadina, è iniziato già ieri, che cosa ci puoi dire? Allora, era uno dei nostri eventi estivi, l'abbiamo suddiviso in due giorni, abbiamo voluto fare un Moto Expo, in realtà abbiamo chiamato anche qualcuno che aveva macchine d'epoca o biciclette elettriche, chi vuole può fare qualche giro. Siamo contenti, nel senso che noi ci teniamo a queste manifestazioni, cerchiamo di richiamare gente in città. Ieri sera c'è stato un prologo, abbiamo avuto i Voodoo Dolls che hanno tenuto il loro concerto dal vivo, abbiamo organizzato la pericena per i vespisti, per quelli che sono venuti a mangiare già dalle 7, sono venuti qua in piazza, poi appunto hanno assistito al concerto dei Voodoo dal vivo e dopodiché c'è stato un po' di DJ set, poi in realtà la serata è finita intorno a mezzanotte l'una, e stamattina ci siamo ritrovati a montare con gli standisti, con i motociclisti, e stanno riempiendo un po' in questi momenti le vie di Quarnier. Quindi una manifestazione motoristica colorata, speriamo che porti un gran numero di persone. Sì, diciamo che ecco, molto colorata, soprattutto perché quando arrivano le Vespe è sempre un momento di gioia, perché portano tanti colori. Chiaramente ho visto anche delle belle moto, ho visto delle belle Harley. Io non sono un grande intenditore, però effettivamente davanti al bello non si discute.